Arrivate! Occhi, che donne sono! Io bata al maiale! Ed entrano veloci! Tese! Un progetto molto importante che ho voluto chiamare Caos Pirandello. Caos, la villa del Caos, era la casa di Luigi Pirandello e ho voluto per questo chiamare questo progetto Caos, perché il Teatro San Martin per quei tre giorni di ottobre diventa una casa di Pirandello. Tutto il teatro è impegnato in ogni spazio possibile a ospitare o frammenti o opere intere di Pirandello. Ci saranno 10 installazioni più 2 attori che vanno in giro tra la gente, 10 installazioni che in un loop di 5 minuti reciteranno alcuni frammenti delle opere di Pirandello. Es un proyecto complejísimo porque incluye 2 espectáculos al mismo tiempo y una performance en los 5 pisos del teatro. Así que es como si metiéramos la mente de Pirandello y la hiciéramos explotar adentro del Teatro San Martín. Pirandello amò molto l'Argentina e in specie Buenos Aires, e Buenos Aires tributò a Luigi Pirandello grandi onori e grandi successi. Ecco perché quando Jorge Termar mi propose di fare qualcosa qui con il San Martino, ho subito pensato a Pirandello e ho subito pensato a questa cattedrale del teatro che è il San Martin, come una casa di Pirandello. È un po' ritornare a quell'epoca lì, di quegli anni 30, in cui Buenos Aires e Pirandello si incontrarono amandosi. Un